Abbiamo sentito dell'impegno del dottor Ghironzi, delle sue dimissioni. La carica viene affidata in quel momento all'allora segretario, all'allora direttore del giornale confederale Lavoro Libero, Antonio Zanotti. Vi facciamo un applauso. Grande esperto dei problemi dell'agricoltura, Zanotti non solo ha inciso in maniera determinante nelle scelte a favore del mondo agricolo che sono state messe a punto dalla CDLS, ma ha contribuito ad affermare il principio dell'incompatibilità di cui abbiamo appena parlato e ad avviare il processo unitario. In sala c'è il figlio di Antonio Zanotti, Pierluigi, vorrei invitarlo a salire con noi. Grazie di essere qui, buonasera. Allora, c'è uno stralcio dell'intervento di Antonio Zanotti tenuto al Congresso federale del 1972. È segretario generale uscente e pronuncia queste parole. L'autonomia del sindacato passa attraverso l'instaurazione delle incompatibilità a livello politico e amministrativo. Processo necessario questo per dare credibilità al movimento sindacale davanti ai lavoratori e alla pubblica opinione. Strettamente legato a questo delicato tema c'è anche la necessità di avviare un processo unitario dei lavoratori che presuppone appunto l'autonomia del sindacato sia dal livello amministrativo sia dai partiti politici. Ufficialmente il primo dialogo fra le segreterie delle due confederazioni si è svolto il 2 novembre 1970, continuato poi a più riprese. Ricorderò sempre il primo incontro avvenuto fra il sottoscritto e l'allora collega Mario Nanni nella sede della CDLS alla presenza dell'amico Foschi, incontro in cui si parlò per la prima volta ed in forma organica di unità sindacale anche a San Marino. Grazie, Grazie a voi. grazie, buona serata.